Salve a tutti amici, un saluto dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Ragazzi, fine settimana arriva il video della mia seconda gara. Come promesso, appena raggiunti i 1000 iscritti, vi ho promesso che avrei fatto questo video, lo sto realizzando. Lo voglio fare bene perché voglio che sia un video iconico del canale. Vi farò vedere la mia seconda e ultima gara di bodybuilding, quindi non mi sono scordato. E come al solito vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like. Allora, rispolverando un vecchio flex di marzo 2003, c'è il programma di allenamento pettorali dorsali di Arnold, quindi come si allenava Arnold all'epoca. Su questo vecchio flex ho deciso di farci un video per dirvi, secondo me, se è buono, se non è buono. Qua c'è descritto passo passo tutto quello che faceva Arnold, tutti gli esercizi. C'è da dire, però, io ho provato le varie fasi di Arnold e vi dico, a livello natural, i risultati sono ben pochi. Allora, questo è lo split d'allenamento di Arnold. Arnold faceva il primo giorno, quindi presumo, il lunedì, la mattina pettorali e schiena, la sera cosce, polpacce, addominali. Già fare doppio allenamento in una giornata è folle. Sappiamo che il metodo Arnold era un metodo con enormi volumi di allenamento, ecco perché poi si andò a scontrare violentemente con Mike Mentzer, che invece diceva che con una serie per ogni esercizio il corpo cresceva. Il secondo giorno Arnold faceva spalle e braccia, che ci può anche stare come abbinamento, pettorali e schiena in fase di massa no, direi, perché sono due muscoli talmente grossi che vanno a eliminare energie uno a quell'altro. Sono muscoli dove una volta che avete spinto il sangue è difficile che poi entrambi crescano nel miglior modo possibile. Il problema è che uno che si dopa può fare questi discorsi. Sempre lui la sera polpacci addominali, già è un altro controsenso, non si possono allenare. Praticamente Arnold, guardate qua, allenavi i polpacci 6 giorni su 6, è una follia, è una follia. Non ha senso, non gli permetti di recuperare ai polpacci e anche allenare le cosce un giorno sì, un giorno no, non ha senso. Perché le gambe poi non recuperano, non si stancano, non a caso il gruppo muscolare più carente di Arnold erano proprio le gambe. Comunque terzo giorno rifaceva petto e schiena, spalle e braccia, alternava la mattina pettorali e schiena e spalle e braccia per 6 giorni di allenamento e uno solo di riposo. Ci può stare, anche io lo facevo da natural, quindi ci può stare. Il problema è che in una settimana fai 3 volte i pettorali e la schiena, 3 volte le spalle e le braccia, 6 volte i polpacci, no, 3 volte le gambe, no. Questo è uno schema di allenamento assolutamente fuori da ogni logica per i parametri di oggi, dove è stato visto che c'è bisogno anche tanto di recuperare le energie, quindi Arnold non è un buon propositore di questo metodo. All'epoca forse funzionava perché gli atleti non avevano dimensioni enormi da raggiungere, in più non si sapevano tante cose. Ora sarebbe un metodo fuori da ogni logica, secondo me. Andiamo a vedere il workout di Arnold. Workout per petto e schiena. Ripeto ragazzi, già allenare petto e schiena per un natural secondo me è un controsenso. Io lo facevo in fase di definizione, si può anche fare. Io lo farò qualche volta l'allenamento di Arnold, adesso lo vedrete, e alternerò petto e schiena perché voglio dare un pump enorme al fisico, ma non lo si fa sempre perché rischiate di bruciare tutto. Allora, Arnold partiva, come possiamo vedere qua, panca orizzontale, una serie 30-45 ripetizioni, molto leggera, ci sta. Primo superset era panca orizzontale, trazione alla sbarra dietro la testa. Praticamente lui aveva una presa larga, piegava la testa in avanti e arrivava sulla sbarra quando si tirava su, sfiorando con la parte posteriore del collo la sbarra. Qua vediamo 5 serie da 26 ripetizioni, questo è il riscaldamento, e poi erano 15-8. Quindi praticamente ragazzi era piramidale. Partiva da 15 ripetizioni e scendeva a 8. Partiva da 20 di panca e arrivava a 6. Quindi vedete, sono serie piramidali. La prima faceva quindi back press 20 ripetizioni, trazione alla sbarra 15 e poi scendeva. No ragazzi, secondo me no. Io penso che dopo che hai spinto come un pazzo alla panca e hai pompato i pettorali, pompato i tricipiti, pompato le spalle, buttarsi subito nelle trazioni alla sbarra è anche rischioso, visto che lui non aveva manco riscaldato i dorsali. Panca inclinata col bilanciere, superset con rematori sbarra T. Anche qua serie a scalare, 5 serie. Lui qua addirittura va 10-15 ripetizioni, quindi non va a scalare questa cosa qua. Alterna un range di ripetizioni dalle 10 alle 15. Non lo so. Ho i miei dubbi, ragazzi, che possa funzionare anche questo discorso qua, perché sostanzialmente la panca inclinata va a fare una parte importante e superiore del petto, anche se poi allena tutto il pettorale.
Il rematore è un esercizio che va a coinvolgere anche molto le gambe, quindi devi avere anche molte le gambe a tiro, vai a spremere i muscoli in maniera assurda. Poi c'è il terzo superset, croci con i manubri sulla panca piana, rematori col bilanciere, presa larga, praticamente lui era in piedi su una panchina e faceva questi rematori. Esercizio pericoloso perché puoi cadere e farti veramente molto male. Esercizio pericoloso perché lo faceva scalzo. Ti casca un peso sui piedi, ti fai male veramente. Io l'estate mi alleno scalzo in palestra qua a casa mia ed è un pericolo, ve lo dico, mi faccio sempre male. Anche qui, serie che vanno dalle 10 alle 15 ripetizioni. Non mi fa impazzire neanche questo allenamento, vi dico la verità. Non mi aggrada questo mix. Ultimo superset sono i dip. Quindi esercizio che per coinvolgere molto anche i tricipiti con le trazioni alla sbarra sul davanti, presa stretta. Ma ragazzi, come vedete, anzi, non è l'ultima, scusate. Come vedete, pure qua alterna due esercizi, diciamo, di trazione e di sollevamento corpo. Va bene perché il mix ci può stare 5x15 e 5x12 ripetizioni. Ma sono enormi i volumi di allenamento di Arnold, sono enormi. Contanto che la sera si andava a allenare un'altra volta e non si dava riposo. Secondo me, se Arnold avesse gestito un po' le energie, sarebbe cresciuto ancora di più a livello fisico. Vi dico la sincera verità. Ultimo esercizio, ultimo superset era il pullover a braccia distese con trazioni isometriche. Quindi lui faceva il pullover su con una posizione particolare, era in sospensione, appoggiava solo la parte alta della schiena sulla panchina. L'ho fatto anch'io, è molto intenso come esercizio. Con trazioni isometriche era semplicemente mettersi davanti allo specchio a contrarre i pettorali, perché Arnold diceva che era importantissimo contrarre i muscoli a fine allenamento, come se stesse facendo delle pose per aumentare l'afflusso di sangue e migliorare appunto la qualità del muscolo. Ragazzi, è una scheda secondo me ai giorni d'oggi completamente sbagliata, che un dopato può pure fare, perché comunque il dopato cresce a prescindere, ma che ti dà delle problematiche sostanzialmente. Qua vi faccio vedere, c'è anche la parte appunto per i neofiti che consiglia Arnold, ma che è anche sbagliata, perché qua dice Arnold utilizzava questo allenamento inizio carriera, ovvero la panca 5 per 6 10 ripetizioni, già sono troppe serie. Io non sono andato mai oltre le 4. Oltre le 4 potevi fare una serie finale proprio di massimali, ma non di più. Croci su, cioè panca inclinata sempre 5 6 10, croci su piana 5 6 10, dip, pullover col manubrio. È una scheda per un principiante, ragazzi, già molto intensa, molto coinvolgente, che io vi dico, secondo me è troppo. Troppo perché Arnold probabilmente, sicuramente, ha iniziato a prendere steroidi da subito, quindi si poteva permettere questo tipo di allenamento, ma una persona normale, ragazzi, con un allenamento del genere muore. Cioè, parliamoci chiaro. Io ho ripreso questa scheda di Arnold e l'ho fatta per un periodo di tempo, mi ha dato pure buoni risultati, chiaramente non facendola un giorno sì, uno no, facendola a giorni alternati. E cosa posso dirvi? Posso dirvi che in una fase di definizione vi può aiutare se la fate di tanto in tanto con meno esercizi e meno ripetizioni, meno serie, perché questo qua che descrive Arnold è un metodo massacrante per chi si dopa e ripeto, anche il dopato secondo me non arriva a ottenere i risultati ideali. Se fosse un po' più limitato nelle ripetizioni, nelle serie, secondo me uno raggiungerebbe molti più risultati. Comunque, questo è quello che faceva Arnold in un periodo dove qua si dice doveva battere Sergio Oliva, perché Arnold praticamente batte Sergio Oliva nel 70, Sergio non si ripresenta al Mister Olimpia 71 per allenarsi per il 72. Arnold, sapendo questa cosa, mette a punto questo modo di allenamento per riuscire a sconfiggere Sergio. Nel 72 ci riuscirà, anche se Arnold non, secondo molti, non meritava neanche di vincere. È riuscito a ottenere un torace di 148 cm in questo modo, però ragazzi, levate gli steroidi, secondo me se lo fa un natural, un allenamento del genere è folle, soprattutto con le giornate di allenamento che si dedicava Arnold, quindi 6 giorni su 7, muscoli allenati ogni 2 giorni, ti massacri, ti fai pure male. Quindi, questa intanto era la scheda di allenamento di Arnold, mi faceva piacere farvela vedere e niente ragazzi, dai. Spero vi sia piaciuta, fatemi sapere un feedback sotto nei commenti, la proveremo a modo mio in uno dei prossimi allenamenti quando inizieremo la definizione fra 2-3 settimane. Vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Supercorsi, ciao, voglio.